Allora, Torben, che bello vederti qui a Genova. Quando è stata l'ultima volta che sei venuto a Genova, tu? Che motivo avrai avuto, potevi aver mai avuto per venire a Genova? Sono venuto nel forse 2009. Qualche regata? No, dopo il giro per il velista dell'anno. Ah, bravo, bravo, quelle cose lì, ok. Ah, sì, bravo. Poi da lì Dopo la sono Lombardia. andato, ho visto un po' il salone. Dopo sono andato ad Arezzo da Da Patrizio. Patrizio, bravo. Senti, come la vedi la vela olimpica anche da vicepresidente World Sailing, ma anche da papà di una medaglia d'oro che si prepara, sta facendo una campagna per Tokyo 2020? Come la vedi un po' la situazione della vela olimpica con questa prima World Cup italiana? Guarda che il formato presente della World Cup non mi piace. E ho spinto molto per cambiare già per questi 4 anni, però non ho riuscito. Alla fine viene cambiato dopo 2020. E secondo me le regate devono essere organizzate degli organizzatori locali, ossia Genova, Palma, Kiel, tutti questi qua che l'hanno fatto per anni e anni. E World Sailing non dovrebbe mettersi troppo in mezzo all'organizzazione, perché c'è già da organizzare Olimpiadi, Mondiale Giovanile. Certo, capisco, cioè, ce n'ha già di problemi World Sailing da affrontare che non di mettersi pure a organizzare delle settimane veliche preolimpiche. Infatti, capito? Poi per me le regate devono essere tutte aperte. Sì, senza Chi va, chi vuole. ranking. Poi ci deve essere ovviamente una parte che è una qualifica e poi la parte finale. Quelle che si qualificano vanno alla finale, poi quelli top del ranking possono fare solo la finale. Come nel tennis. E quella è la mia idea. Senti, invece venendo alla famiglia Grael, no? Anche Marco si qualifica per Tokyo 2020, come sta messo lui? La prima tentativa di qualificazione era il mondiale in Danimarca. Non ce l'ha fatta, era appena ricominciato al timone perché ha fatto 2 anni prima a prua. E adesso si sta allenando e vediamo se Quindi se ne parla al mondiale in Nuova Zelanda. vediamo il mondiale in Nuova Zelanda se riesce a fare bene abbastanza per qualificarsi. Va bene, vedremo quindi se anche a Tokyo, a Enoshima, ci saranno due Grael all'Olimpiade. La storia tua e di Martina, questo parallelismo che tutte e due avete fatto, medaglia d'oro olimpica e Volvo Ocean Race, è molto bella, no? L'abbiamo vissuta, gli abbracci tu che andavi alla tappa ad accoglierla, eccetera, eccetera. Adesso a questo punto della stagione, quindi a un anno circa dalle Olimpiadi, con Martina che è ritornata dopo il Giro del Mondo a riprendere possesso col 49er, stesso discorso abbiamo fatto con Peter Burling prima. Cosa si deve fare per riprendere confidenza con la vela olimpica che non si ferma mai mentre tu vai in giro per il mondo sugli oceani? Guarda che a loro manca ancora ritmo, manca ancora allenamento, però c'è da dire che il rientro è stato molto oltre le mie aspettative, perché uscire dal giro e un mese dopo fare quarto mondiale su una barca del genere, che non è una barca di chiglia che sta lì seduto, è difficile. Poi vinto Test Event, vinto Miami, vinto Palma, sa che sono una buona strada, però diciamo è un'altra Olimpiadi, bisogna arrivare lì preparate. Il Giappone è un posto difficile come era il Brasile e bisogna prepararsi adeguatamente. Senti, tu che insomma l'hai cresciuta, Martina, quanto
Quali sono i suoi valori, le sue caratteristiche principali come velista? Cioè, cosa hai trasferito tu? Tu sei un fuoriclasse della vela, no? 5 medaglie olimpiche. Cosa pensi di averle imparato davvero? O cosa ce l'ha come istinto naturale? Ma lei è determinatissima. Quando ci mette in testa una cosa, ci va dietro come una pazza. È stata così con la campagna olimpica, è stato così col giro. Questo è tutto merito suo. Quando è uscita dell'Optimist, ci ha detto: "Ah, io voglio navigare in 420, allora organizziamo una barca." No, la mia amica c'è la barca, no, io. Ha sempre saputo dove andare. E poi come regatante è molto costante. C'è una posizione molto costante Equilibrata, nella flotta, sì. cioè non fa bordi pazzi, non tende a Sì, e spara molto meno del papà. Lettieri è abbastanza famoso, no? Erano altri tempi, a quel tempo lì Un'altra vela. il punteggio premiava vincere le prove, perché aveva un guadagno grande a vincere le prove. 0, 3, 5,7. Adesso no, adesso è un premio alla costanza, quindi è meglio essere più, non avere regate, brutte regate. Mi piace chiederti, nuovamente tornando al ruolo di vicepresidente della Federazione Internazionale della Vela, visto che hai detto erano altri tempi, era altra vela, adesso ci sono momenti di scelta importanti, si deve decidere il singolo olimpico tra laser, aero, Devoti, D0, Melges 14, c'è la polemica del laser, c'è il problema dell'antitrust, c'è da decidere, insomma, ancora delle cose importanti, l'offshore keelboat. Tu che posizione hai? Come vedi questo momento di World Sailing che è esposta parecchio a tante critiche nel mondo, no? Cioè, c'è sempre qualcuno che critica World Sailing perché fa scelte complicate e difficili. Tu, da vicepresidente, che dici? No, quello che dico è che World Sailing è una bestia complicatissima, burocratissima, con tanta influenza di interessi economici, interessi politici, interessi personali o della nazione. E quello è difficile gestire, perché c'è sempre qualcuno che pensa di avere la ragione, l'altro che pensa che è tutto storto. È impossibile accontentare a tutti, però io credo che la maggiore contribuzione che possiamo fare è la nuova governanza, perché Bravo. il processo decisorio del World Sailing è un disastro. Vero. Senti, dobbiamo pure ringraziare Corrado Cristaldini che è un regista di eccezione, ci sta facendo lui le C'è riprese. un po' di problema con l'orizzonte, però a parte Guarda, quello. a parte qui, vabbè, sta un po' sbandato, un po' debolina, diciamo. Senti, Torben, l'ultima cosa, Coppa America. Luna Rossa, insomma, magari senti ancora un po' qualcuno di Luna Rossa, Patrizio in primis, so che fai le regate con lui sul 12 metri, no? Andrei a fare il mondiale a Newport. Che ti dice Patrizio Bertelli su questa Coppa America, questi AC75 che ancora ci chiediamo se staranno veramente in piedi? E come la vedi sta prossima Coppa e Luna Rossa? Guarda, non parliamo molto delle barche di coppa, delle sfide, parliamo di più delle nostre barche che facciamo regate, però diciamo, quando è venuto fuori il concetto della barca di questa coppa, sembrava proprio un'astronave, invece quando li vedi navigando fa impressione, quindi.
Per ora abbiamo visto i muletti di 10 metri. Però se vanno i muletti possono andare anche quei grandi, no? Sì, però fanno un po' impressione. Fanno impressione, fanno impressione. Fa impressione l'idea che ingavonino. Che si fermino da 30 nodi a zero. Sarà interessanti da vedere. Fate questo. Grazie Torben. È stato un piacere.